Eccoci qua, ciao a tutti raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in azienda, abbiamo un po' di lavoretti da fare. Stiamo innanzitutto vuotando la seminatrice del frumento e nel mentre mio papà sta finendo di seminare un pezzettino dove c'è stato un piccolo inconveniente e la seminatrice non ha seminato in alcune parti. Dopo magari vi spiego. Teoricamente basterebbe muovere questa leva in posizione di scarico. Dovrebbe uscire tutta. Purtroppo c'è un po' di sporco, quindi col cacciavite dobbiamo tenere pulito i buchi dove esce. Vedete che inizia a uscire, perché c'è dentro questi pezzetti di paglia nella semente che fanno intasare il buco. Ho già vuotato metà cassone. Bene raga, ho finito di vuotare la macchina. Adesso devo solo raccogliere tutta la semente che è là su un telo, però la tiriamo fuori il telo da sotto la macchina, che poi devo anche staccare le zavorre del trattore. Bene raga, abbiamo finito di vuotare la macchina, tutta la semente l'abbiamo messa da parte, l'abbiamo messa dentro l'altra seminatrice, quindi mio papà può continuare di seminare. Ora stacchiamo la seminatrice da 6 metri e dopo vediamo di togliere le zavorre. Bene, la seminatrice l'abbiamo staccata e ora vediamo di togliere le zavorre. Probabilmente toglierò solamente le tre del vecchio trattore, perché per togliere le altre mi serve un aiuto da mio papà. Meglio essere qua in due. Quindi andiamo subito a prendere una bella chiave, svitiamo questo dado e sfiliamo le tre. Bene raga, piccolo cambio di programma. Abbiamo finito di staccare le zavorre, è tornato mio papà per caricare la seminatrice. E mi ha chiesto se attaccavo l'erpice a traino per fare un giro in capezzagna, perché secondo lui c'è un po' troppo duro. Quindi abbiamo già attaccato il vecchio erpice e con il T5 stiamo scendendo in campagna, così controlliamo anche un po' lo stato dei lavori, vi faccio vedere. E mentre andiamo vi racconto come mai dobbiamo riseminare parte del frumento. Niente, praticamente cosa è successo? Nel seminare mio papà una certa è sceso per controllare come procedeva il lavoro. Nel scendere dal trattore si è alzato dal sedile senza schiacciare il pulsante che va a mantenere innestata la presa di forza. Quindi lui si è alzato, è sceso, ha controllato tutto quello che doveva controllare, è risalito sul trattore, è partito come se nulla fosse senza accorgersi che la presa di forza non era innestata. Di conseguenza la seminatrice ha continuato a buttare il grano nelle varie canne, ma non funzionando la presa di forza, non c'era la ventola che con l'aria la sparava a tutti i dischi di semina. Essendoci l'aria si sono intasate tutte le canne laterali della macchina. Ormai il frumento in campo è già cresciuto, ma è stato seminato solamente la parte centrale della macchina. Tutte le canne laterali sono rimaste
incolte. Infatti prima di seminare l'altro terreno che vedrete nel video qui o qui, abbiamo impiegato tutta mattina per svuotare le canne intasate. Adesso è successo una volta, speriamo che se lo ricordi per sempre e non ci sia più bisogno di fare un lavoro del genere. Per seminare queste strisce siamo andati a prendere la seminatrice di un collega che ci ha prestato, una seminatrice da 2,70 m, e mio papà sta seminando col vecchio 9388, un mestiere veloce, ma è più il tempo che impieghiamo a riempire il cassone e a vuotarlo, visto che non è molto capiente, che il tempo effettivo della semina quasi. Però vabbè dai, ha quasi finito, devo solo passare una capezzagna che è stata seminata male e è abbastanza dura. Quindi passando un po' con l'erpice a traino, lavoriamo solamente in superficie, giusto quei pochi centimetri sufficienti per la semina. E niente ragazzi, adesso vi faccio vedere magari qualche immagine e a dopo! Raga, abbiamo completato di passare l'erpice, adesso vi faccio vedere un attimo il risultato. Mio papà sta finendo di passare la seminatrice. Allora, il lavoro secondo me è andato benissimo, il lavoro dell'erpice, e vedendo il risultato, a mio avviso, io avrei completamente passato l'erpice su tutto e avrei riseminato. Però purtroppo col senno di poi siamo tutti più bravi. Mio papà sta ultimando la semina, il vecchio 8893 fa sempre la sua parte in azienda. E questo è il risultato dell'erpice. Come potete vedere sono rimaste indietro delle belle strisce che non erano trascurabili, quindi siamo stati proprio obbligati a riseminarle. Vediamo a che punto siamo. Comunque grazie al lavoro fatto con l'erpice la seminatrice riesce a, nonostante sia assai datata, riesce a seminare senza problemi. Questo è il vecchio erpice, possiamo definirlo un pezzo di ferro costruito da un fabbro a mazzate. E questo dietro l'erpice è il terreno che abbiamo seminato nel video precedente. Se non l'avete visto ragazzi, mi raccomando, andate a dargli un'occhiata. E ora torniamo in azienda che abbiamo ancora un mucchio di cose da fare. Eccoci qua, ciao a tutti raga. Ieri purtroppo siamo tornati in azienda, non sono più riuscito a registrare nulla. Io non so perché ogni volta che io sto registrando arriva qualcuno o c'è qualcosa che mi interrompe. Però vabbè, tralasciando questo discorso, vi racconterò un po' cosa abbiamo fatto. Cioè, noi siamo arrivati in cascina, abbiamo staccato sia la seminatrice che l'erpice, così almeno i trattori erano liberi, anche perché il trattore che abbiamo usato per seminare è lo stesso che tutti i giorni usiamo per preparare l'unifeed delle vacche, quindi stamattina ci serviva per forza, quindi abbiamo staccato e poi abbiamo collegato anche la botte al T6. Come vedete siamo già a bordo, perché oggi hanno aperto lo spandimento dei liquami, quindi sia oggi che molto probabilmente anche domani quello che faremo sarà botti su botti. Stiamo pescando la cisterna più grande, nel mentre mio papà sta agitando un'altra cisterna un po' più piccola, il grigliato delle manze che è quasi all'orlo, e vediamo di vuotare il più possibile così da andare sereni durante la chiusura che va da metà dicembre fino a metà gennaio. Nel mentre la botte è piena, vediamo di vuotare tutto così siamo sereni, anche in caso di pioggia prolungata non avremo problemi. I terreni dovrebbero essere belli asciutti, comunque sono ormai già 2 settimane che anche forse di più che non piove, quindi raga la botte è piena, togliamo il freno a mano e partiamo. Raga, siamo arrivati in campo. Allora, la situazione del terreno è asciutto, ma in superficie c'è un po' di umidità dovuta alla notte. Adesso comunque c'è un ottimo sole, dovrebbe asciugarsi anche velocemente. I terreni che stiamo passando sono quelli dove... I terreni che stiamo passando con i liquami sono quelli dove avevamo seminato il sorgo dopo il mais. Bene, prima botte fatta, così guardando a prima vista di terra sulle ruote quasi non ce n'è, e adesso vabbè, abbiamo una piccola strada sterrata prima di tornare sull'asfalto e dovrebbero pulirsi
a dovere. Fortunatamente i nostri terreni sono tutti molto vicini all'azienda, quindi il tempo di spostamento su strada è molto ridotto e anche con la nostra botte a due assi riusciamo a non aver bisogno di chiamare un contoterzista. Mentre riempiamo la botte per l'ennesima volta, vi voglio annunciare che abbiamo aperto una pagina Instagram completamente dedicata all'azienda, quindi mi raccomando, andate a iscrivervi, dove cercherò di pubblicare aggiornamenti quotidiani dei lavori, l'avanzamento. Ora riempiamo un'altra botte. Sto vedendo che mentre mio papà è lì in stalla, non so bene cosa sta facendo, credo che stia controllando un po' le vacche gravide o e quelle vuote per metterla in asciutta. Raga, ormai è quasi mezzogiorno, devo andare a prendere il bimbo al nido, quindi carichiamo l'ultima botte e intanto vi spiego un po' come funziona. Praticamente noi possiamo gestire tutto attraverso questo telecomando e un comando idraulico. Per ogni bottone corrisponde una determinata azione della botte, quindi iniziamo, tiriamo la leva idraulica col primo comando, iniziamo, apriamo il braccio della botte, lo facciamo scendere, regoliamo un attimo, apriamo. Una volta che il braccio della botte è dentro nel liquame, apriamo la saracinesca, attiviamo la presa di forza, diamo un po' di gas e la botte si riempie. Dopodiché, una volta che la botte è completamente piena, effettuiamo praticamente lo stesso procedimento ma all'inverso. Quindi iniziamo, blocchiamo la presa di forza, chiudiamo la saracinesca del braccio e poi lo richiudiamo su se stesso, così in modo da poter viaggiare in strada. La nostra botte è una botte vaia, due assi con un peso massimo di 140 quintali, quindi carica circa 100 quintali di liquami, 10 metri cubi. Una tre assi sarebbe più comoda, ma attualmente i prezzi delle botti sono alle stelle. E poi, avendo la fortuna di avere tutti i terreni qui attaccati all'azienda, l'unica cosa che mi piacerebbe aggiungere sarebbe avere un interratore collegato direttamente alla botte, in modo tale che in un'unica passata noi espandiamo i liquami e li interriamo. Raga, ora ci siamo spostati, stiamo pescando dalla stalla delle manze. Mio papà ha già agitato una cisterna delle due. Io sto pescando da questa buca, mentre qui di fronte abbiamo il trattore con l'agitatore che sta agitando l'altra cisterna. Qui abbiamo le manze, che mentre noi stiamo lavorando loro se la mangiano beate, tranquille. Abbiamo già finito anche il primo terreno, ora ci spostiamo in un altro, il terreno a fianco a quello di prima. Siamo verso una delle ultime botti della giornata, perché poi comunque
dobbiamo spostarci in azienda a fare qualche mestiere, poi tra poco è ora di mungere. E niente, quindi non perdiamo tempo e andiamo subito a votare. Raga, stiamo facendo l'ultima botte, ormai ci siamo goduti anche il tramonto, anche oggi a bordo del nostro trattore. Possiamo dire che il mio ufficio ha sempre una vista fantastica. Ho sentito mio papà, ha già fatto quasi tutto, quindi ho tirato un po' più a lungo con le botti in modo tale da portarmi bene avanti per domani. Quindi ora vuotiamo quest'ultima botte, parcheggiamo il trattore. Andiamo a fare le ultime due cose in azienda prima di iniziare a mungere. Possiamo dire che la giornata di oggi è stata abbastanza produttiva, nonostante i mille impegni di ogni giorno, che purtroppo non riesco a fare le belle maratone di guida, ma siamo riusciti comunque a portarci avanti con i lavori. Ragazzi, mi vedete che ogni tanto continuo a girarmi così, perché comunque sto guidando, quindi a volte mi concentro sulla guida, nonostante continui a parlare. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Se volete sapere qualcosa di più, scrivete pure un commento, io cerco sempre di rispondere a tutti. O in alternativa, seguite la pagina Instagram e mandatemi un messaggio in direct, che lì riesco a rispondere anche più velocemente e non mi scappa nessun messaggio. E soprattutto iscrivetevi al canale, che siamo già più di 700, visto che l'ultimo video vi è veramente piaciuto. Secondo me la ratura è sempre una delle operazioni più belle in campo, sia da fare che da vedere. E raga, ci vediamo settimana prossima col prossimo video. Arrivederci a tutti! Ciao raga!